Bianchello da vivere, da conoscere, da gustare. Non esiste una sola via del Bianchello, ma tante quante le esperienze da provare lungo i percorsi che conducono alle cantine dei vignaioli d'autore. Il progetto che riunisce 9 produttori che si dedicano alla Mata d'Oc marchigiana, un vino bianco simbolo del territorio che nel 2019 ha celebrato 50 anni di denominazione controllata e che nel 2021 ha chiuso con un totale di 1 milione di litri di vino, registrando un più 20% rispetto all'annata precedente. Per rendere ancora più attrattiva la destinazione vitivinicola è stato presentato il progetto Le Vie del Bianchello del Metauro Doc, un'iniziativa apripista della nuova campagna nazionale di comunicazione improntata anche sui canali social e che punta alla bellezza del territorio, alla storia antica, ai paesaggi da sogno, alla tradizione vitivinicola millenaria. Un vino attuale, è chiaro che è un vino smart, un vino che ha negli anni acquistato grande rilevanza a livello nazionale perché di fatto con la sua d'utilità tra tradizionale, passito, spumante, superiore, si è posto su tavoli nazionali e internazionali in maniera veramente eccezionale. Però siamo qui per promuovere veramente la DOC ma anche il territorio stesso, perché possiamo fare con l'enoturismo da traino veramente per un turismo esperienziale, per la valorizzazione di un territorio che purtroppo negli anni probabilmente non ha avuto tutte le sue rivalse o attenzioni a livello nazionale e internazionale. E sono diverse le esperienze pensate nelle cantine per gli amanti del vino, come degustazioni, cene in vigna, picnic tra i filari, ma non solo, perché qualche vignaiolo propone anche trekking, birdwatching, osservazioni astronomiche, concerti, attività artistiche e dibattiti. Abbiamo delle grandi produzioni, delle grandi eccellenze agroalimentari, questo territorio, Cartoceto, ne è la riprova, non soltanto per ciò che riguarda il vino, ma è anche sede dell'unica DOP oleari di tutta la regione Marche, lo ricordiamo. Ma molto spesso questa cosa ce la raccontiamo all'interno della cinta muraria di casa, diciamo così, e dobbiamo imparare invece a fare una narrazione molto più efficace oltre confine, fuori dai confini nazionali e quindi su uno scenario completamente nuovo. Il secondo grande salto di qualità è costruire su queste eccellenze appunto un sistema economico, rafforzare le nostre aziende e al tempo stesso non è soltanto una questione di carattere produttivo, ma in questo senso va l'enoturismo, possiamo sicuramente sviluppare invece un sistema di accoglienza e di ricettività turistica molto molto importante, purché però sia qualitativamente adeguato ovviamente a quella che è l'attesa di quel target dei visitatori.